Il professor Barney dell'Università di Siena ha partecipato in prima persona a questo seminario sulle strategie alternative alle emotrasfusioni. A che punto siamo con queste terapie alternative alle trasfusioni di sangue? Mi sembra dal complesso dei dati portati, anche attraverso il vaglio di assisi congressuali importanti, l'ultimo a Roma, che siamo arrivati ad un punto nel quale occorre veramente considerare la preminenza del risparmio del sangue anche nelle fasi più drammatiche dell'attività chirurgica, dell'attività di soccorso, eccetera. Ormai esistono delle condizioni per le quali le opportunità di risparmio del sangue si sono fortemente accentuate, sono decisive. Questo non vuol dire che debba evidentemente contrarsi l'impegno per il dono del sangue, eccetera, ma vuol dire invece che si può limitare con l'impiego di una minore quantità possibile di sangue anche la diffusione di alcune patologie che con la emotrasfusione, ricordiamoci che l'emotrasfusione è considerata una terapia a rischio, e si può allo stesso tempo mettere in luce il rispetto per la persona, per la dignità e la libertà della persona che rifiusa il sangue. Quindi siamo arrivati a un punto nel quale una riflessione profonda si impone, e si impone anche una gratitudine notevole per i testimoni di Geova che hanno stimolato questa ricerca e hanno dato quindi una dimensione nuova alla chirurgia senza sangue. E naturalmente, e con questo concludo, a me interessa il problema sul piano della bioetica. Io mi occupo di questo e devo dire rappresento anche l'interesse della Regione come Presidente della Commissione Regionale di Bioetica. Devo sottolineare che quanto si è fatto in Toscana, quanto si fa ad Arezzo in modo particolare, è un fatto molto importante, perché realizza nei medici un senso di grande rispetto per la libertà delle persone, per la libera scelta, che non deve attenuare il loro impegno per salvare la vita, ma non subordinandolo all'impegno altrettanto valido e importante di salvaguardare la libertà delle persone.